Un cordiale saluto ai clienti di Escamo Shop. In questo video vi presento una custodia, una smart cover, una custodia molto sottile compatibile con Apple iPad 1, iPad 2 e iPad 3. La vedete di colore grigio, questa qui è la sua confezione in trasparente. Proviamo a tirare la custodia fuori e vediamo, ecco, come si presenta. Eccola qui. Una custodia è di colore grigio. L'esterno della custodia è fatto di questo materiale in gomma, molto molto carino, con questo disegnino a nido d'api. E l'interno invece della custodia è fatto in velluto. Ecco qui. Questo velluto che vi dà proprio la possibilità di non graffiare il vostro tablet proprio per non andarlo a rovinare. Ecco, sia questa parte qui che quest'altra parte sono entrambi in velluto. Questa parte qui è rigida, quindi ecco, non è possibile modificarla dove va appoggiato il tablet. Questa parte qui, effettivamente, eccola qui. Questa parte qui è dove viene in pratica messo il tablet. Abbiamo il forellino per quanto riguarda la webcam. Abbiamo, ecco, il disegno della custodia è stato fatto proprio appositamente per i tablet 2 e il tablet 3, ecco, per avere proprio tutte le funzioni a portata di mano. Vediamo questa parte della custodia in pratica. Vediamo che ci sono dei solchetti giusto in centro e vediamo per quale motivo. In pratica basta arrotolare questa parte della custodia in questo modo, come sto facendo io adesso, agganciarla alla calamita che c'è posta. Le due calamite, che una vi è posta qui, l'altra vi è posta qui sotto, basta agganciare entrambi le calamite e in pratica avete la possibilità di andare a lavorare con il tablet in una posizione verticale, cioè praticamente tenendolo alzato, una posizione molto molto comoda effettivamente per chi ci lavora. Oppure magari tenerlo poggiato con questa base in questo modo e avere la possibilità di non sporgersi eccessivamente sul tavolo per poi andare a vedere il desktop del tablet. Una volta aperta la custodia in questo modo, come sto facendo io adesso, ci basta andarla appoggiare sul display del tablet dell'iPad e in pratica l'iPad si spegne da solo. Ecco, è stesso questa calamita posto qui sotto che fa a spegnere il tablet. Bene, io con questo ho concluso il video, ringrazio tutti per avermi prestato ascolto e vi do appuntamento alla prossima.